Oh, buongiorno, buonasera, siamo di nuovo allo Cusai Bar, come al solito, non tutte le sere, ultimamente ho saltato qualche sera perché stasera faccio il video perché non, domani non vado a travagliare, a lavorare, a guadagnarmi il pane col sudore della mia fronte coperta dai capelli. Quindi c'ho anche il singhiozzo. Ieri abbiamo parlato di Alan Ford, numero. Comunque gli ultimi due numeri abbastanza importanti nel mondo del fumetto, insomma, è morta Minuetta, ragazzi. Diciamola così. Naturalmente siamo tutti un po' perplessi perché con Max Bunker non sappiamo mai dove andrà a parare, se è una morte definitiva oppure non credo che sarà sostituita da Domitilla Scannagatti, nel senso che non mi sembra un personaggio che possa rimpiazzare Minuetta, però può essere, chi lo sa. Max Bunker è imprevedibile. Veniamo alla mini saga dell'Origine del Male. Avevo fatto già gli altri due numeri. L'Origine del Male inizia l'Origine del Male, continua l'Origine del Male con Aristotele Scopus. E l'ultimo che c'è in questo mese si conclude un po' una cippa. Scusate, non si conclude niente perché qui cioè, questa mini saga è poco mini saga, nel senso che lascia tutto in sospeso. Perché, come ho detto nei numeri precedenti, nelle puntate precedenti, ogni numero è diviso in due parti. La prima parte è una storia ambientata nel Nathan Never, cioè presente nel Nathan Never. La seconda parte del numero è ambientata e racconta l'infanzia di Aristotele Scotus, che qui vediamo c'è Aristotele Scotus, ma giovane. In quest'ultimo numero, gli altri numeri ci ho fatto già le presentazioni, quindi non ci ritorno. La copertina di Sergio Giardo, che però non. Cioè, si vede come se Nathan Never fosse iniziato alla chiesa di Aristotele Scotus, che però è una cosa che non accade in questo numero. Qui abbiamo questo numero, una misteriosa figura femminile che non dovrebbe essere la moglie di Aristotele Scotus, che ha preso le redini della chiesa fondata da Aristotele Scotus. Qui è Kenneth, che è un giornalista che assomiglia molto, molto a Clark Kent, si chiama anche Kenneth, secondo me la citazione è abbastanza ovvia. Sì, questo è Clark Kent, ragazzi. Quando l'ho visto aspettavo solo che, no, come me, nel senso che sotto c'ho il costumino anch'io. Ho belle queste Bastianoni e Giardo. Prima parte di Bastianoni, disegno mi piace molto come disegna soprattutto le figure femminili, anche Lex Weber mi piace come l'ha disegnata, molto, molto bene. Oh, molto bella anche questa chiesa gotica, so. Classica impaginatura alla Bonelli, cioè, classica, diciamo. Però i primi piani femminili sono molto belli. Anche Nathan Never è disegnato bene. La seconda parte qui non si conclude nulla perché l'indagine sull'eredità di Scotus non abbiamo la sorella Rebirth che ha preso il posto di Scotus e poi il prossimo. Ci lasciano in stand-by 2 mesi perché il prossimo mese no, c'è Justice League, l'ho già parlato, c'è cioè Nathan Never, Rigenerazione. Io suppongo che siamo storie in due numeri perché al 773 ritornerà ancora questa storia di Aristotele Scotus. Quindi non è una saga. Cioè, voglio dire, se tu pensi una saga, pensi che ci sia una conclusione della saga. Qui non si conclude niente, la prima parte no, dice però si conclude le origini del male, sì, si conclude la prima parte dell'infanzia di Scotus, però che in cui viene spiegato perché Scotus, questi sono i disegni di Giardo, vedete Giardo comunque non utilizza lo spazio bianco, non utilizza quasi mai lo spazio bianco tra le vignette, c'è uno stile un pochino più. Molto uso bianco e nero senza sfumature, cioè questo bianco e questo nero che si un po' sbattuti, bianco e nero, conforto posizione bianco e nero, dove anche appunto questa qui viene eliminata perché questa crea comunque una distanza tra una vignetta e l'altra, vuol dire che è passato del tempo. Qui invece sì, qualche volta c'è anche qui, però con molto meno, ora ho detto. No, scusate, ho sbagliato. No, questa appunto era Bastianoni, per forza c'era. Qui, ovviamente, qui la distanza tra la vignetta e l'altra viene abolita. Questo vuol dire che
la storia diventa più concitata e è lo stesso lettore quando vede questo, c'è anche sì, anche già lo so. Questo qui crea una sorta di distanza tra una vignetta e l'altra, crea, come dire, passato del tempo. Quando le vignette un po' si frullano tra di loro, come qui, la storia assume un ritmo più cinematografico e incalzante, ovviamente, secondo me. Ho qui veramente gli sbalzi di bianco e nero sono anche simbolici, quasi manichei. È interessante vedere Giardo come copertinista e come disegnatore. Secondo me è meglio come copertinista, onestamente, anche se questo è Aristotele Scotus, come bravo come disegnatore, però come copertinista, secondo me, è ancora più bravo. Questo Aristotele Scotus è inquietante, il bambino inquietante, tipo come era quello lì dell'Anticristo, eccetera, eccetera. Beh, storia che non. Cioè, nel senso che siamo rimasti lì, nel senso che questa storia si conclude, ma non si è concluso niente perché siamo ancora in alto mare. Non sappiamo chi è sorella Rebirth, non sappiamo nulla. I disegni sono ottimi come al solito, un prodotto da Bonelli, però non è una minisaga, non so neanche come definirla. Qualcosa sarà, ma non so bene cosa, nel senso che naturalmente. Non dico avrei voluto una fine, ma insomma, qualcosa che assomigliasse a una conclusione. Questa storia, infatti, alla fine c'è scritto continua. Bella anche questa figura misteriosa. Continua. Fondata a Neve 373. Mi piace anche molto questa sorta di frontespizio all'origine del male, Aristotele Scotus con questo aspetto. Da antico babilonese, quello che abbiamo conosciuto negli anni 90, è il giovane bambino, che ovviamente di cui abbiamo visto e narrato, cioè abbiamo vista la storia. L'origine del male, vabbè, sì, io poi mi sto avvicinando ai 666 iscritti, quindi a questo punto più origine del male di così. Ho promesso che avrei fatto il 666esimo iscritto una storia, diciamo, del diavolo, una storia. Che anche perché è un personaggio che insomma, insomma è un personaggio molto occidentale, nel senso che poi delle religioni, sì, nel buddismo c'è Mara, ma non ha questa funzione catalizzatrice che c'è nel cristianesimo, neanche nell'ebraismo in realtà. Comunque questa è un'altra storia. Che dire di questo qui? Bah, non lo so, nel senso che. Lo metto apposta aspettando che prima o poi la Bonelli ci decida di darci la finale di queste storie. Cioè, c'era sempre questo vizietto. Allora, Injustice League me l'aspettavo, e vabbè, lì se non ti prendi il. Però qui voglio dire, boh, lasciare una storia a mezzo, poi metterci due numeri di riempitivi e poi continuarla dopo. Boh. Perché? Cioè, non si capisce bene neanche il perché. Allora, perché non continuarla subito? Se deve essere una saga di 5 numeri, non è che se tu poi mi ci metti due numeri che non c'entrano nulla, poi dopo 2 mesi devo ripigliare questi perché non mi ricorderò più niente. Cioè, a questo punto, dopo 5 mesi, cioè, anche uno nella vita c'ha da pensare sul Natale. Questo è un po' mi ha dato fastidio, onestamente, pur essendo una storia per ora abbastanza bella e gradevole, però appunto non ne ho letto la fine, quindi no. E non ne leggerò la fine perché siamo aprile, ma aprile 30 di conto novembre, con aprile, giugno, settembre, 28, marzo, aprile, maggio e riparte a giugno. Quello che mi viene il sospetto è che hanno messo questo stand-by per farla a sala estiva con Scotus, come quindi che Scotus sia il vago sospetto che come su Tex Willer riappare Mefisto e quindi ci. Qualcuno mi ha detto nei commenti ci terrà compagnia tutta l'estate. Ho il vago sospetto che non si volessero bruciare questa saga nei mesi un po' più morti di vendite, forse come aprile, maggio, marzo, aprile, maggio. Siamo a marzo, sì, siamo a marzo, aprile, maggio e si è Pasqua. Questo è il mio vago sospetto e che se la vogliono giocare più per l'estate, ma se la giocheranno per l'estate, ma chi lo sa, chi ne sa. Ma non so che dire, cioè, però non è molto. In questo caso non è molto
dirò rispettoso per il lettore, perché insomma, tu mi inizi una saga, poi me la lasci lì a mezzo, e poi mi dice, vabbè, fra 2 mesi si riparte. Ho capito, però. Poi ognuno la veda un po' a modo suo. Io non è che ovviamente ci soffrirò, ci patirò, dico, oddio, non saprò, però mi lascia una storia che ho. Oltretutto ci avrò un'altra storia nel mezzo e poi mi riparte, quindi poi non c'ho neanche una continuity, cioè non c'ho neanche 5 numeri di una saga completa, perché quella storia lì che sarà nel mezzo sa un io non l'ho letta ovviamente perché è ad aprile, però saprà un po' di riempimento, come i 2 numeri di Tex Willer, però in Tex Willer hanno finito la saga del Circo Polare Artico, hanno messo i 2 numeri su Querce Rossa. E poi partirà quella di Mefisto. Mi sembra quel modo lì più logico di fare, che fare una saga di. Forse non gli tornavano, perché se avessero iniziato ora, gli sarebbe rimasta a mezza estate, che probabilmente, non so, senza scopo, senza. Però. Insomma, si sa un po' sempre l'impressione che. Sì, capisco le esigenze editoriali, però. Capito? Non è molto caruccio verso i lettori. Lo dico con affetto, nel senso che poi non è che a me mi cambia niente nella vita, nel senso che lo leggerò prima o poi questa storia di Scotus, però il però rimane. E se il però rimane, ce lo teniamo. Voglio dire, bisognerebbe sempre avere un po' di rispetto per i lettori. Se inizi una saga, la finisci, o non la inizi, oppure la inizi nel momento in cui, inizi, che ne so, nel momento in cui. Tu sai, se tu la vuoi fare d'estate, falla d'estate, ma non un pezzo in dicesi, buonasera, sì, in gennaio, in inverno, un pezzetto in estate, saltando la primavera. Boh, non lo so, cioè facendo iniziare la primavera, bah, che ne so. E quindi aprile e maggio ci sono 2 numeri. Sì, saltiamo la primavera, fine maggio, e a giugno si riparte la saga di Scott. Ma ditemi voi che ne pensate, se ne pensate qualcosa. Io ne penso, cioè, nel senso, prescindendo appunto che i numeri sono di qualità ottima, però, anche perché appunto io credo che da qui si partirà anche con la gioia. Non so se poi quando riparte la saga, cioè questo qui a questo punto non ho capito, fatemi leggere un po' la prefazione. Ah, ecco, come anticipato anche l'anteprima hanno pubblicato il mese scorso, su dove non ho letto Sergio Bonaldi, Scotus tornerà alla ribalta nell'estate del 2022, tra le pagine di altri 3 albi. Il focus, lo vedrete, si sposterà avanti nel tempo mostrandoci Aristotele più adulto. Quindi nell'estate ci dovrebbe essere non un'altra saga, è semplicemente la continuazione di questa. Io credo che sia così. Se mi sbaglio, correggetemi, come diceva qualcuno. Come diceva Papa Wojtyla, vabbè, con questo passo.